Tu costi 1.800 euro. Fammi vedere che li vali tutti. Quando mi hanno chiesto di provare il 1224 Sony, l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto proprio così. 1.800 euro sono tantissimi, ma davvero tanti. Deve guadagnarseli tutti, ma intanto dobbiamo guadagnarli noi per acquistarlo. Ma per fortuna, comunque, c'è il mondo dell'usato, quello di RCE. E questo ci pone nella possibilità, per fortuna, di acquistare un obiettivo garantito, usato come nuovo, ad un prezzo decisamente inferiore. E quindi grazie a Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno che mi hanno consentito di provare questo obiettivo. Che da tempo volevo provare perché non sono un grande appassionato delle focali che scendono sotto il 14 mm, che già è veramente una soglia spartiacque molto importante per la fotografia. Non del 12, non dell'11, e poi lì sotto andiamo o entriamo nel mondo dei fish, che diciamo li trovo affascinanti, ma molto molto relegati in ambiti ristretti. Quindi grazie a RCE Foto, che è il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia, proprio per avermi dato la possibilità di provare questo obiettivo. Non è particolarmente pesante, anzi direi che è anche compatto, un obiettivo maneggevole su una mirrorless come questa, la Sony A7 III. Un F4 costante, una serie G, quindi certamente il biglietto da visita è di quelli importanti e stiamo parlando di un obiettivo che, lo ripeto, ha un prezzo di riferimento, perché se vado a guardare i compatibili, per esempio il 12-24 Sigma, che è recentemente uscito di produzione, comunque costava decisamente meno, perché vado così a orecchio, vado a memoria, mi sembra sui 1.200-1.300 euro. Non dimentichiamo che il grandangolo, l'obiettivo grandangolare, nasce per fotografare gli interni, che poi abbiamo deciso nel corso del tempo di, per insomma, ragioni prettamente fotografiche di composizione, di impiegarlo anche nel landscape oppure anche in altri ambiti fotografici dove ci preme contestualizzare proprio il soggetto. Vabbè, è un altro discorso, ma nasce proprio per consentire di fotografare, cioè di riprendere in quegli ambienti così stretti, così limitati, dove gli altri obiettivi non ci arrivano. E allora già il 14, lo dicevo, è un obiettivo, è un grandangolare, super, super grandangolare. Il 12, molto spesso, quelli che avevo provato, insomma, mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca perché spatasciavano l'immagine, per dirla con un termine alla Oxford. Andavano quasi a deturpare l'immagine, distorcendola tantissimo in maniera quasi, insomma, improbabile dal punto di vista della fotografia. E allora che cosa ho trovato in questo obiettivo che mi è piaciuto particolarmente? Una distorsione molto, molto contenuta. Quando andiamo ad inquadrare in bolla, l'obiettivo fa veramente il suo lavoro. Certo, nel momento in cui incliniamo appena l'inquadratura, tutto va a convergere e quindi si perde quella magia che però mi ha veramente conquistato. Perché? Belli colori, nitidezza elevata, nitidezza elevata che arriva fino, diciamo, ai lati del fotogramma, ovviamente stringendo un pochettino, ma non pensiate che sia un obiettivo che necessita di fotografare a F11, F16. A F8 siamo già abbastanza al riparo. Se poi vogliamo contare i fili d'erba anche nell'ultimo centimetro o nell'ultimo millimetro del fotogramma, dobbiamo certamente stringere un pochettino. È una lente che a 24 mm riesce anche a contestualizzare bene il soggetto perché lo avvicina molto. Ho trovato che sia molto regolare anche come rendimento, come resa, ai vari diaframmi. Non ce n'è qualcuno dove eccelle di più, ma questo è già una prerogativa degli F4 rispetto agli F2.8 che hanno lenti più generose. Quindi bene anche sotto questo profilo. Mi viene da dire che peccato che si fermi a 24 mm perché invoglia ad essere, a stringere ulteriormente la focale da quanto sono validi i risultati. Questo per dirvi che se il 12-24 è il vostro obiettivo, beh, allora potete fare un pensierino anche alla versione 2,8. Lo so, costa di più, è ancora migliore.
ancora migliore di questo piccolo gioiellino. Del resto, con cosa possiamo metterlo a confronto? Con il 1224 Art Sigma, che tra l'altro è uscito di produzione, con il 1635, con il 1424, ma sono tutti obiettivi che non arrivano, non così estremi. Anche il Canon 1124, anch'esso fuori produzione, aveva però, secondo il mio punto di vista, qualche problema in più nelle prospettive anche quando era in bolla. I flare, lo sappiamo, ci sono, ogni volta che c'è una lente che sporge è inutile parlarne, però ancora una volta trovo che sia più contenuta questo effetto a 12 mm su questo obiettivo rispetto ad altri obiettivi magari di 14-15 mm. Peccato che le ultime giornate siano state caratterizzate da una brutta luce da pioggia e quindi i colori non siano emersi. È molto creativo anche nel comparto video, dove si può apprezzare un'altra dote, la stabilizzazione. Giusto per capire a che livello di stabilizzazione siamo giunti, vi faccio vedere le riprese che ho fatto al mio amico sulle skate, inseguendolo a mano libera senza alcun stabilizzatore. Ho fatto un po' il dolly, vi lascio l'audio originale con le mie risatine. Sì, anche di più, vai. Perché sembra un dolly. Allora, aspetta, vai. Parti. Anche un po' di più. Ok, vai. L'unica cosa che si potrebbe desiderare è un costo più accessibile, perché 1800 euro delineano un obiettivo di qualità tale è questo 12-24 F4, però sono tanti soldi. Diciamo, possiamo comprarci una lente fissa di altrettanta qualità, forse persino più luminosa. E allora sì, decisamente un bell'obiettivo promosso un po' su tutti i fronti, come avete visto. Pochi i bottoni, anzi a dire la verità, uno posto qui sotto o a fianco alla G, una variazione, un'escursione molto contenuta, ben frizionato, anche questo lo rende decisamente piacevole. Buona anche la ghiera del manual focus, ma insomma, che volete farci? Tutto sommato è un obiettivo che è infinito, già insomma a pochi metri dal soggetto. Bella qualità costruttiva. Un policarbonato che sembra quasi un metallo, insomma, decisamente un bell'obiettivo, guai se non fosse così, visto anche il costo che ha. E a voi tutti, amici, grazie per aver seguito anche questo video e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!